Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, sono Tony, come state? È un po' che non ci vediamo, bentornati sul mio canale e soprattutto in questo nuovo video dove adesso insieme andremo a vedere, come potete leggere dal titolo, come ho fatto questa enorme cifra in più o meno un giorno, sì, qualche ora. Come è stato possibile, soprattutto come si fa, è possibile, è fattibile, perché tante persone che guarderanno questo video diranno: io, i miei genitori, i miei parenti, le persone che conosco guadagnano 1200 euro, uno stipendio fisso al mese, come fa questa persona a guadagnarne tanti col trading? La risposta è semplice, basta studiare, applicarsi e, come vedremo adesso tramite la funzione replay, ora vedremo tutto passo passo, quindi in live, vedremo come sono riuscito a portarmi a casa questa enorme operazione. Tra l'altro che ho dato anche nella sala studenti, nella sala segnata ci sono appunto tutti i nostri studenti, per cui ragazzi vi ricordo come sempre trovate tutti i link in descrizione se volete parlare con me, con il mio team, se volete entrare a far parte del percorso di trading gratuito, perché comunque tranquilli ragazzi, c'è tutto in descrizione, c'è il 10% del mio percorso gratuito che potete già visionare oltre il percorso che c'è su YouTube, che non mi sono dimenticato, le lezioni continueranno, ma avendo avuto parecchio da fare le avevamo un attimo interrotte, però non vi preoccupate che sia lezioni gratuite su YouTube torneranno. E vi ricordo che in descrizione potete parlare sia con me, col mio team, e avere il 10% del mio percorso formativo gratuito in modo totalmente gratuito. Sì, ve lo ripeto, per la terza volta, gratuito ragazzi. Quindi tutto in descrizione, ok? Bene, quindi per chi ormai mi segue già più o meno sa cos'è il trading, come funziona. Se non lo sai ti consiglio di vederti il corso gratuito che c'è sul mio canale, lo trovi comunque in prima vista, in prima vista sul canale. E ora andremo a vedere appunto insieme questa operazione qua per capire come ci siamo portati a casa questo enorme pacco di soldi con una piccola operazione, che poi in realtà non è piccola, però se fatta bene dai suoi risultati. E queste sono le stesse cose che noi diamo, che insegniamo sia ai nostri studenti e che diamo ovviamente anche nella sala segnali, dove le persone possono copiare le mie operazioni. Allora ragazzi, eccoci al grafico. Allora, la prima cosa che voglio farvi vedere è dove ho fatto questi soldi innanzitutto. Sul Nasdaq. Che cos'è il Nasdaq? Il Nasdaq ragazzi è un indice americano che raccoglie le aziende tecnologiche più performanti. Tanto per farvi un esempio, Microsoft, Apple, Nvidia, raccoglie in un unico paniere, come se fosse una cesta, di tutte la media delle azioni di tutte quelle tecnologiche americane, ok? Il Nasdaq ragazzi è famosissimo, infatti viene denominato anche US 100 o mini US 100 in base a cosa state operando. Allora vi faccio vedere più o meno, quindi io già vi dico che se avete visto le lezioni gratuite potete benissimo capire di cosa stiamo parlando. Ok, allora guardate da dove venivamo. Innanzitutto ve lo faccio veloce, molto per farvelo capire. Venivamo da un trend ribassista. Ok, il Nasdaq ha dato una reazione di spinta fino a dove? Abbastanza violenta. Io qua avevo tentato uno short, ma non è andato. Finché siamo arrivati al massimo di riferimento ad alto time frame, che era questo qui, che come vedete ci ho disegnato quella freccia. Quindi io qui cosa succede? Che mi aspettavo che il prezzo, una volta arrivato a questa fascia a 4 ore, solitamente vado a time frame più piccoli, quindi 15 minuti, e vado ad aspettare che cosa? Un cambio strutturale, perché come ben potete vedere qui siamo in pieno trend rialzista e c'è anche una trend line che sostiene anche il trend, no? Come abbiamo già studiato. Quindi siamo a 15 minuti, che cosa succede? Facciamo partire il replay, così faccio vedere come ho fatto la mia operazione, l'entrata che ho fatto. Quindi c'eravamo già in un trend rialzista, qui sapevo che ci poteva essere una probabile inversione, però diciamo che non entro a pendente come il grafico, il prezzo mi arriva così, perché potrei rischiare uno stop. Infatti guardate, se adesso metto play, vedete il prezzo cosa fa a parte, ora ovviamente la velocità così è meglio, a 15 minuti, finché, guardate, mi fa, poi andando anche a 5 minuti, quello che mi interessa a me. Vedete, qui c'è un cambio strutturale, perché lui cosa fa? Tutti questi minimi lui me li ha rotti. Infatti questo e questo sono minimi rotti da questo impulso qui, ok? Quindi io cosa ho fatto? Mi aspettavo che il prezzo ritornasse sull'area da dove è partito l'impulso, quindi qua, e fare un'operazione del genere, ok? Questa era la mia idea, ok?
Soltanto che, come ben vedete, il prezzo non ci è mai ritornato su quel punto, anzi, non l'ha mai proprio più considerato. Ok, quindi avevo tolto questa operazione. Tra l'altro, qui, come vedete, il prezzo continua a effettuare delle rotture di mercato multiple. Tant'è che qui fa dei massimi e minimi, come già conoscete, come già ho anche detto nei video gratuiti, inferiori rispetto ai precedenti, massimi e minimi decrescenti, così come qua era il massimo e minimo crescente perché era un trend rialzista. Ok, quindi massimo minimo, massimo minimo e qui massimo minimo, massimo minimo, massimo minimo. Quindi continuando ad andare avanti, il prezzo che cosa ha fatto? Non ha toccato la mia fascia di interesse, che era questa qui, quindi il mio supporto, ed è tornato su. Cosa ho fatto io? Avendo già a disposizione questa rottura qui e la mia operazione, sapevo che qui non sarebbe mai arrivata. Cosa ho fatto? Ho scalato al punto successivo, ovvero sia ho messo la mia entrata su un altro livello di resistenza che combaciava anche con l'inizio dell'impulso. Infatti, se io ve lo disegno, questo qui, dove, questo qua, eccolo, rappresenta un altro livello di resistenza. Ok, dal prezzo, mentre questa è quella, diciamo, principale a 4 ore, questa è quella più ad entrata a 5 minuti. Quindi, poi mettendo il mio cursore qua, mi sono fatto un'entrata del genere. Ok, quindi lo stop ovviamente dove? Sopra gli ultimi massimi, e lo stop, scusatemi, il target, io mi ricordo che era un 6,77 il rapporto rischio-rendimento. Ecco, tipo così. 6,81, vabbè dai, sistema, era un 6,77. Quindi cosa ho fatto? Vedendo che il prezzo ha rotto strutture multiple senza mai retestare, perché non ha retestato né qui né qui né qui, cosa mi aspettavo? Mi aspettavo appunto una reazione perlomeno in questo punto. Infatti guardiamo cosa ha fatto, il prezzo è arrivato, tocca a pendente, guardate, proprio in modo preciso, tocca il mio ordine, quindi mi prende l'ordine di cui mi ero già preoccupato prima di piazzarlo, ovviamente qui. E dopodiché, come potete vedere, il prezzo, guardate, dà la sua spinta. Ha un attimo di... che cosa fa? Scende, fa un equal low, quindi un minimo uguale a questo, risale. Infatti qui ero un po' indeciso se chiudere, ma poi il prezzo dà l'ultima spinta verso l'alto, proprio a riprendere la zona da cui eravamo partiti, e arriva a target, come ben potete vedere qui. E poi vabbè, addirittura lo supera, se ne va, e poi vabbè, ovviamente risale, ma qua non ci interessa, poiché questa zona qui a un'ora era una zona principale, questa qua, dove il prezzo si poteva fermare. Infatti il mio target era sia 77, vabbè, sia 81, siamo qui, proprio perché pensavo e sapevo che il prezzo si sarebbe fermato qui. Grazie a questa bomba di operazione, che in realtà sarebbe stato molto di più, poiché il prezzo e l'entrata doveva essere questa, ok, però non è mai entrata, siamo riusciti a fare in un giorno la bellezza di 6.000 euro con una sola operazione. Ricordiamo che quello che vedete è sempre grazie possibile a FTMO, che lo vedete anche in sovraimpressione, mi ha attestato, ce l'ho anche lì dietro al muro, lì in fondo. Farò sicuramente un video su YouTube gratuito per tutti dove spieghiamo che cosa sono queste prop firm, cosa ti permettono di fare, ti permettono di tradare senza i tuoi soldi. Ci sono delle regole che poi andremo sicuramente a vedere più in là. Però sappiate che una cifra così alta, 6K, si può fare solo e esclusivamente con un conto molto alto. Tant'è che qui sono andato a rischiare quasi, sì, praticamente 1.000 euro. Perché se il rapporto di rendimento era 1 a 6, 1.000 per 6, era 6 volte, diciamo, 1.000 era quello che rischiavo, e ho fatto 6 volte 1.000, ovvero 6.000. Ok, quindi poi il prezzo è andato avanti e via dicendo. Ok, possiamo togliere la modalità replay, quindi come vedete ora siamo ai giorni nostri, che è il 3 giugno, questa cosa è avvenuta il 30 di maggio, come ho avuto tempo l'ho registrata. Come ben vedete poi il prezzo addirittura è arrivato anche qui, però qui non potevamo saperlo. Il mio target di struttura era questo. Come vedete adesso siamo in una fase laterale, che poi guardate, tralasciando quello che ho fatto io, il prezzo ha rifatto esattamente la stessa cosa come è successa qui, anche qui il 3 giugno, quindi praticamente ieri. Infatti se noi andiamo a vedere qui a 15 minuti, sicuramente al cambio strutturale, che è dunque massimo, minimo, questi minimi qua che vengono rotti, guardate un po', in corrispondenza della zona dell'impulso che poi permette appunto il cambio di tendenza, perché ora ve lo scrivo qui, c'è il cambio di tendenza, scusate, ve l'ho scritto con i piedi, vedete, perché qui non sono più massimi e minimi decrescenti, ma sono decrescenti. Ok, guardate il prezzo cosa fa, ritorna nella zona da dove è partito l'impulso, quindi da dove è cambiato i massimi e minimi, e ci dà l'entrata. Infatti questa era la cosa da fare qui.
in questo caso. Ok, comunque questo era un altro caso che non ci interessa. Io vi ho fatto vedere il mio di caso, che è stato questo qui, con i cambi di tendenza e analisi a 4 ore un giorno fino ad arrivare a 5 minuti. Bene ragazzi, quindi per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se state seguendo il corso gratuito che ho messo su YouTube. Vi ricordo che in descrizione trovate il 10% del mio percorso gratuito e un webinar totalmente gratis sempre per voi, a cui potrete accedere registrandovi, sempre ricordiamolo, in maniera gratuita senza uscire un euro. Per qualsiasi informazione potete scrivere sempre o a me o al mio team, che trovate il link in descrizione. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa operazione, molto semplice in realtà, senza usare indicatori oscillatori, è solamente guardando i cambi strutturali, la cosa principale del mercato, la cosa più semplice che si insegna alla prima lezione, cioè infatti la prima cosa che vi ho insegnato nel percorso gratuito. Bene, per questo video è tutto, qua Tony, un abbraccio forte, alla prossima, ciao!